ragazze, bentornati in un nuovo video. Allora, oggi è il 23, sono le 9:30 e stiamo andando alle ultime acquisti per l'inizio di scuola. Vi portiamo con noi, ci vediamo tra un po'. Sono le 2:15, noi siamo tornati intorno alle 1:10, ma ovviamente ho sistemato prima i piccolini che ora sono nei lettini e dovrebbero addormentarsi. Ho sistemato due cose, ho preparato la cena perché dopo usciamo come d'abitudine tutti i pomeriggi, tutte le mattine tra parchi e passeggiate. Alexa non c'è perché si è fermato con mia mamma e mia sorella, stasera dormirà da loro, difatti vi ho già preparato la borsa per la sera, insomma. E ora vi faccio vedere quello che abbiamo preso oggi. Fa caldissimo, infatti se vedete un po' più scuro il video è perché abbiamo chiuso gli scuri fuori, quindi c'è un'atmosfera diciamo di penombra. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare l'azienda di Firmo che mi ha gentilmente omaggiato con questi occhiali da sole che ho scelto io. Firmo è un sito che ho scoperto da poco e col quale sono stata molto felice di collaborare perché è un sito secondo me all'avanguardia di occhiali da sole e lenti. Vi lascerò magari qua una piccola schermata in cui potete vedere il sito che scorre. Praticamente voi cosa fate? Guardate il sito, magari trovate un paio di occhiali che vi piacciono e avete la possibilità, quindi la funzione di caricare una vostra foto e provare gli occhiali. Quindi io ho fatto così per scegliere questi e devo dire che tra diversi occhiali che mi sono stati omaggiati con brand diversi, questi qua sono quelli che secondo me mi stanno meglio, soprattutto hanno la montatura piccola, perché altri occhiali che comunque mi piacevano di altre appunto brand erano comunque grandi. Invece mettendo la foto diciamo che vi fa vedere un po' come stanno, ci sono le misure esatte, precise. Ora vi faccio vedere. Quindi secondo me sono perfetti, proprio perché poi soprattutto sono della dimensione giusta del mio viso, perché in diverse infatti mi avevate detto: guarda che quegli occhiali da sole di un altro brand ti stanno grandi. Effettivamente, infatti poi non li ho più usati tanto, ma questi qua mi piacciono veramente tantissimo. Io uso tanto gli occhiali da sole sia per guidare, scusate ma fa caldissimo, sia per guidare che soprattutto quando cammino con i bambini, perché mi dà tanto tanto fastidio la luce. Quindi mi piacciono tantissimo, sono arrivati perfettamente impacchettati all'interno del cartoncino avvolto nella
nella plastica, quella che quando si scoppia fa rumore, per capirci, non mi viene il termine esatto. Questa è la sua custodia e all'interno trovate il loro bigliettino da visita, ci sono diciamo i riferimenti dove poterli contattare, anche il numero verde, vi spiegano un po' la pulizia e la cura dell'occhiale, la protezione della salute degli occhi e c'è anche uno sconto del 40% sulle lenti antiluce blu inserendo un codice che è PC40. Oppure ne avete un altro, prendi due, paghi uno, 20% di sconto su qualsiasi aggiornamento di lenti con il codice P2P1. Quindi non fate altro se avete piacere di vedere il sito Firmo, che è questo qua. E poi c'è la sua custodia, quindi ora io li tolgo. E questo è il mio occhiale, ma è veramente molto bello. Soprattutto potete anche scegliere il colore della montatura caricando appunto la vostra foto. Quindi io ringrazio nuovamente il sito di Firmo, spero che sia l'inizio di una futura collaborazione, insomma, perché comunque mi piace veramente tanto. Detto questo, ora vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, siamo state al centro commerciale dell'Ipercoop e ho preso una confezione di merluzzo per i gemelli a 1,85 euro, perché comunque all'Eurospin avevo trovato solo salmone. Ho preso proprio due cosine, però so che vi piacciono i video comunque di acquisti e spese. Ho trovato finalmente una confezione di capsule da 36, queste qui compatibili con la lavazza a modo mio del marchio Gmoka, che ci piace molto. 36 capsule, 5,90 euro, quindi è un super prezzo. Ho preso poi, che mi ha chiesto Alex, a 1,84 euro, tre bricchetti di Estate al limone con l'immagine di Mario, due confezioni di pannocchie perché non le ho trovate. Pagate un po' di più, devo dire, rispetto ad altri supermercati, perché sono venute 2,65 euro, però dice pronte da mangiare. Può essere riscaldato al microonde, insomma, io comunque le faccio bollire nell'acqua e poi le rosolo nel burro, mi piacciono tantissimo così. Infine ho preso una bottiglia grande di acqua, che con questo caldo per fortuna stiamo bevendo ancora più del solito, e per 1,88 euro questo, che è un succo di frutta al melograno del marchio appunto Valfrutta, con tiamina e ferro, dice difesa più per il cuore, ma c'era veramente, ops, una zanzara, tanta scelta. Poi siamo stati alla SMEP, dove appunto mi servivano le ultime cose di scuola di Alex. Se avete visto, il mese scorso avevo fatto tutta la spesa della cancelleria, appunto quaderni, matite, penne, insomma tutto quello che gli serviva, e poi mi ero detta ad agosto concludo con quello che manca. Quindi ho preso due confezioni di macchinine da 5 pezzi in uno per i gemelli a 3,95 euro, uno per uno. Mia mamma ha preso queste qua, che sono delle borracce del marchio Chicco, le ha pagate 10,90 euro l'uno e ha, diciamo, proprio si beve nella classica maniera da cui si beve da una borraccia, proprio per insegnarle a lasciare un po' il biberon, quindi così. Una blu, che la scelta mia, e vedremo quindi se lasceranno il biberon dell'acqua per questi. Quindi abbiamo già provato il McDonald's quando abbiamo mangiato e si sono sbrodolati, ma è normale, devono imparare a bere dal beccuccio. Poi, allora, alla SMA ho speso 50,58 euro, 58 sì, e ho trovato una super offerta Lerisme, che ho pagato 3,99 euro finalmente, perché erano balzate a 6,99
6-7 euro, quindi io ne ho prese due, così una la porta subito a scuola e una è di riserva. Io ho preso altre colle perché durante l'anno se ne usano tantissime, queste qui 5 pezzi 2,90 euro, e il motivo principale per cui ero andata, ovvero i grembiuli. Nella sua scuola chiedono il grembiule completamente nero, ne ho preso uno taglia 9 anni che è perfetto con questa immagine, e purtroppo la taglia 10 che sarebbe stata proprio precisa era finita, quindi ne ho preso uno taglia 11, quindi per lo più la prima parte dell'anno sarà quello da 9 anni e poi ha pronto questo con il videogioco. Ovviamente mi è piaciuto tanto, più grande, quindi taglia 11. Allora, da noi i grembiuli costano davvero, c'è qualcos'altro, davvero tanto, però guardando tra mercato, che costava 18-19 euro, negozietti vari qui nei dintorni, tutto sopra i 17-18-21, lì l'ho trovato a 13,50, quindi super. Gli ho preso una forbice da tenere a casa a 1,70 euro, perché mi frega sempre la mia della cucina. Per 95 centesimi gel a mani da portare nello zaino, e un rotolone di scotch 1,30 euro che Alex usa per giocare, e basta. Questa qui è una busta che ho comprato appositamente. Siamo poi stati, questi non c'entrano, all'NKD, che ci sono le offerte del 30% sui capi già scontati con etichetta rossa, quindi anche se sono già scontati avete un ulteriore sconto del 30%, quindi super. E per Alex, per quanto riguarda il vestiario per la scuola, da Pepco non mi trovo molto bene per lui. Per i gemelli sì, c'è anche la linea Baby Disney con la quale veramente mi trovo benissimo, lavo e asciugo in asciugatrice, zero problemi, ma con i pantaloni di Alex si restringono sempre. E quindi ho detto, già dall'anno scorso mi ero detta no, i pantaloni per lui li prendo all'NKD, col quale mi trovo molto bene per qualità. Da Pepco va bene per la parte estiva, ecco, quella invernale no. Allora, pensate che questo è un completo di tuta con il suo pantalone, quindi molto comodo da tutti i giorni, neanche dentro un po' felpato, preso 9,10 che equivale a 134-140, e costava, era già scontata 6,49 euro. Quindi meno il 30% l'ho pagata all'incirca sui 5 euro, ma è veramente molto bella, e di questi qua ne usa davvero tante, quindi sono davvero comode. Gli ho preso poi un pantalone, questo qui non era in offerta, ma a prezzo pieno è più che onesto, 8,49 euro, dovete vedere dove c'è la dicitura IT. Ed è un semplicissimo pantalone grigio da abbinare un po' con tutto. Ok, poi gli ho trovato un altro pantalone che era 8,49 meno il 30%, quindi circa 7 euro l'ho pagato. È blu e all'interno è in cotone grigio, molto carino, mi è piaciuto molto. Anche questo taglia 10. Sì, 140, quindi è taglia 10, abbinata a questa felpina qui, sempre misura 9,10, 8,49, quindi all'incirca 7 euro. Ma a me Alex, quando mette il giallo e l'arancione, mi piace tanto. E io ho preso questa felpina, molto bella, molto morbida, e dentro anche morbida e un tessuto più caldo, quindi gliel'ho abbinata con questa. E ho preso un altro, no, gli ho preso dei boxer, questi qui neri, ormai sta crescendo, inizia a usare la tinta unita, 6,49 euro meno il 30%, quindi sono due, con due canottiere, 6,49 euro meno il 30%, quindi anche questi circa 5 euro.
E ai gemelli invece ho preso queste due maglie, devo dire che da Pepco mi conviene di più, però anche da NKD mi trovo bene anche per loro, 6,49 euro, quindi una con la volpina e una con questi qua troppo troppo carini. Ho preso 86,92 che equivale come taglia a 2-3 anni. Sempre per i gemelli gli ho preso una calzamaglia che era 2,29 meno il 30%, quindi ne ho pagate davvero pochissimo, 2,6 circa 1,70 euro all'incirca, sto facendo i conti così a mente. Hanno anche la parte antiscivolo, una è così e una è così con il riccio, no, il castoro. Infine ho preso a 1 euro questa qui, che è praticamente una lucina da mettere all'interno delle bottiglie di vetro. E basta, ragazzi, questo è stato ciò che abbiamo preso. Io ora vado a vedere di là perché sento un po' di chiasso, quindi sa che ancora non dormono. Vi mando un bacio, vi ringrazio per aver visto il video, spero vi sia piaciuto, ci vediamo nel prossimo. Ciao.